Cominciamo con la prima combattente che sale sul ring, Eleonora Giorgi. All'attivo due figli, un Davide Donatello, un altro da 176.276 pappe preparate mentre girava 40 film, 1.341 con chilometri percorsi per i figli. Ha lavorato con Fellini, Celentano, super attrice, super mamma. Eccola qui, benvenuta! Benvenuta Eleonora Giorgi. E andiamo avanti con un'altra campionessa e con noi oggi Patrizia Pellegrino. Attivo ben tre figli, 8.923 ore di centrifughe mentre girava 12 film, ha preparato 184.276 merende per la scuola mentre lavorava con Garinei, Pupi Avati e Pingitori, super donna, super mamma, Patrizia, benvenuta. Benvenuta Patrizia, grazie. Grazie, grazie a voi di avermi invitata. E infine l'ultima, ma non l'ultima, a salire sul ring, Clizia Incorvaia. All'attivo due figli ancora piccoli, si destreggia tra pappe notturne e pannoline, ha lavorato in TV con Chiabretti, ha fatto l'inviata di un programma di moda e fra un rigurgito e l'altro è stata anche conduttrice radiofonica, super donna, una mamma santissima. Grazie. Una mamma, come si può dire, influencer. Grazie ragazze. Nuora anche di Eleonora Giorgi, ecco Clizia, benvenuta. Eccoci qua. Che bello, tutte donne, ma è meraviglioso, grazie Fabrizio. Benvenute, benvenuta a tutte e tre. Grazie. Noi abbiamo ironizzato, però è così, no? Una fa le pappe mentre gira il film, poi fa il programma televisivo, nel frattempo corre a prendere i bambini a scuola, è un po' la vita di noi mamme lavoratrici, no? Dico, qualunque lavoro... Ci facciamo un mazzo tanto, insomma. Ecco, qualunque lavoro si faccia nella vita, questo sicuramente. Allora, in realtà io volevo offrirvi un caffè, però Fabrizio stamattina si è perso, perché ha dovuto aprire le signore, doveva fargli fare la giravolta e si è dimenticato, e doveva anche portarci un caffè. Allora, comunque, a proposito di festa della mamma, e parlo con tutte e tre, noi oggi abbiamo un filmato davvero molto carino, che è di uno spettacolo che ha fatto tanti anni fa Anna Marchesini, in cui ci fa ridere raccontando proprio le grandi capacità che noi abbiamo di essere mamme in modo diverso. Guardate. Guarda che pelle gerani che c'ha la Flora, chi lo sa che ci mette? Insomma, il dottore l'ha curato tanto bene, ancora il fio zoppica un po', ma non c'è sta a letto, ma manco si lo leghe! Antonella, vieni su, coca, che te vuole trecce! Ariecco Tonino, riembriaco! Per carità, manco le dente ci si lava con l'acqua quella! Antonella! Massimiliano, vieni a fare i compiti che t'ammazzo, Lo vede, Carucci, si sono fidanzate la Rita col figlio della maestra. Tanto Carucci, non mi piace però a me, giovane così, non mi piace. Mi sa che mi ritiro. Se fa buio, ritiro le panne. Giulia, ritiriamo le panne che mi sa che piove. Arrivederci adesso. Massimiliano, vieni a fare compiti che ti infilzo con le ferre da calza, sa? Arrivederci adesso, signora mia. Non ce la faccio più. Quando è la sera, lave, stende, stire, pulisce e prepara il pranzo per mio marito che pendolare, prepara la merenda per il figlio vanno a scuola, e quello la pisce, e quello la cacca. Non ce la faccio più. Arrivederci adesso. Che grande, Anna Marchesini. Amato il mio lavoro. Buongiorno. Eccolo. Grazie. Vi porto questa sferzata di energia perché il caffè serve a voi mamme che con i piccoli non chiudete abbastanza, insomma, non riposate abbastanza. Guarda che occhiaie, insomma, voglio dire, questo vi aiuta. Ma non è che c'è una figlia di 30 anni? Cioè, se ho le occhiaie, apri scin. In punizione, versaci il caffè. Senti, ti denunciamo. Ti prego. Cioè, ma è una cosa incredibile. Denunzia, assolutamente. Forse avrà visto le mie, perché c'ho quello di... il mio a uno, un anno però e tre mesi. Però le occhiaie non ce l'hai, lui guardava me che non mi sveglio più per i bambini piccoli. Ma non importa, facciamo i conti dopo. Allora, come sapete, noi facciamo sempre degli aforismi ai nostri ospiti. Oggi abbiamo scelto un aforisma dedicato alle mamme, proprio da un grandissimo, dal primo presidente degli Stati Uniti, che è Abraham Lincoln. Guardate, tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. Eleonora, cosa ne pensi di questa aforisma? Beh, sì, certo, penso che in termini assoluti sia così sempre, perché noi siamo degli angeli in quanto madri, in quanto ci arrivano degli angeli, e quindi dobbiamo accoglierli in maniera angelica. Personalmente
devo tutto a mia mamma perché in un certo senso ho fatto il contrario di quello che lei si sarebbe aspettata ecco. da me. Ma comunque... Mamma, la saluto, la onoriamo perché ha 92 anni. Ma e quindi complimenti. Mamma, auguri. Come si chiama? Maria Roma. Maria Roma, lei tanti auguri. È austro-ungarica, ungherese, si chiama Roma. Mi spiegate perché? No, bisognerebbe Maria chiederlo Roma. A lei o ai suoi genitori. Sua madre, infatti, l'ha portata a vivere qua poi. E certo. E quindi, mamma... E quindi ti appartiene, cioè condividi questa frase? Condivido e poi comunque, secondo me, per i figli maschi, la madre è un elemento fondante di quello che sarà tutto l'intero loro rapporto con le donne. Quindi è facile sbagliare. Felicia, tu sei mamma da poco di un figlio maschio. Allora dimmi sì. cosa ne pensi tu di questo aforisma. Guarda, io ne ho anche un'altra, sono mamma bis, neanche ah, già una, è vero, di tu una bimba. 7 anni. Sì, io penso che... noi dobbiamo tanto ai nostri genitori, alla nostra mamma soprattutto, perché parte di quelli che sono i nostri ricordi, il nostro background emozionale, culturale, sociale, lo dobbiamo proprio a lei. Ci pensavo proprio oggi, parlando con un'amica, le devo l'amore per i libri, le devo il buon cuore che cerco di mantenere, le devo il fatto che posso stare a contatto con tantissimi tipi di persone, sono un'anima eclettica, le devo sembra... tanto e quindi sono le cose che vorrò trasmettere a mia figlia. Bellissimo. Patrizia, io devo tutto e colgo l'occasione per fare gli auguri alla mia mamma, perché io me la devo ricordo tutto a lei, tua madre, sì, la una donna molto bella, molto energica, e sin da piccola aveva deciso che io dovevo fare l'attrice a tutti i costi. Quindi all'inizio magari c'è stato un po' di contrasto tra me e lei, perché io volevo fare l'avvocato, quindi mi ha portato da un'altra strada. È stato contrasto. Esatto, però devo dire che ora la ringrazio, perché senza di lei, senza i suoi consigli, il suo modo di intercettare la vita, facendomi sentire quali erano le cose belle che dovevo fare, le cose brutte da evitare, forse non sarei qui oggi. Quindi io la ringrazio e la amo. Forse lei ha visto morire. Il tuo talento prima di te. Sì, sicuramente. A volte noi mamme vediamo le cose prima. Sì, sicuramente. No, lei sicuramente da dire. Ha avuto anche, comunque, anche per tornare ad Eleonora, anche mio figlio fa l'esatto contrario di quello che gli dico io. Però è una via anche a me quella. Tutti e due, a te uno solo? No, a me sì, tutti e due fanno il contrario. Tre, di uno, va già bene. A te tutti e due. No, invece i miei figli maschi, devo dire, abbiamo fatto un bel percorso. E poi sono le nuore che devono giudicare se una madre ma dopo maschio... ci arriviamo al rapporto nuora-suocera. No, anch'io come per giudicare il lavoro della madre del maschio. Solo la moglie lo può capire. È vero. Quanta differenza c'è. Alcune mamme con i maschi sbagliano. Io mi sono perché già siamo scusata possessive. Con diverse fidanzate, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Andiamo, io mi sono già scusata, però... ne parleremo un'altra volta. Delle quelle fidanzate. Io non ne ho viste neanche una per adesso. Io sì. Ecco. No, io sì, però ora sono molto contenta. Ah, ecco. Adesso in questo sono momento felice. Sono focalizzati sul lavoro. Bravi ragazzi, focalizzatevi sul lavoro. Allora, tu hai avuto un figlio con Angelo Rizzoli. Sì, ecco, un ragazzo grande adesso. Eh sì, quanti anni ha? 43. Ma stai scherzando? No, è un uomo. 43 ed è... Allora, io ho due figli di maschi, sì. E lui è la mia testa, e Paolo è il mio cuore, è strano, bello, eh? Che bello. Sì. Bello! Quindi con Andrea c'è un mondo di interessi condivisi, beh, lei lo sa. Tanto. Molto. E lui è autore TV, ma storico, cioè tutta una roba... Eccolo qua, lo eccolo, vedendo. Andrea, uno non sarà contento che parliamo di lui. Vabbè, sarà contento? Foto, allora sarà ancora più contento. Sì, i figli sono sempre contenti. Ah, lo vedi che lei i figli sono sempre contenti? Non credo, perché ho tentato di avere un filmato attraverso sì. il tuo Paolo, ma non c'è stato verso. Di Andrea, vero? È vero. Non lo so. Però abbiamo un filmato di Andrea. Andrea, dai. Ci devi stare, mi dispiace, Andrea, ormai siamo niente. Qui. Esatto, con tuo figlio a Londra. Lui era piccolissimo, non so se te lo ricordi. Certo, vediamo. Non è possibile cosa avete trovato. Con mio figlio ho un rapporto molto, molto diretto, molto preciso, molto chiaro, cioè sono me stessa e sono esattamente come io sono. Ecco, non cerco di farla mamma. Certamente mio figlio è l'unica persona così che mi fa non essere egoista, per esempio. Io mi rendo conto che delle volte quasi con disappunto, quasi con una cosa di odio, perché mi rendo conto che in fondo poi lui ha diritto a tutto di me. Secondo! Ed è l'unica persona veramente che ha diritto a tutto, proprio perché
Io l'ho voluto, io l'ho fatto e ho la mia responsabilità nell'aver fatto questo. Come mi devo mettere? Come mi devo mettere? Così? Mi piacerebbe che comunque, mi sarebbe piaciuto prima e mi piacerebbe tuttora che non restasse solo. La bellezza di crescere insieme, di misurarsi fin da piccoli, fin dalla casa, con gli altri. Non me lo ricordavo, Minoli, Mix. Sì, Mix. Pazzesco, c'era anche il grande Rino Petrosino, fotografo. Come di cui Andrea... È vero, Rino. E lo salutiamo morto perché... pochi anni fa. Ok, Rino arrivava con un sacco di giocattoli per avere Andrea, perché Andrea aveva cominciato a dire basta, io non lavoro. E allora gli arriva, lo corrompeva, arrivava con un sacco di giocattoli. Senti, tu hai avuto due figli in 15 anni uno dall'altro. No, 10 e mezzo. 10 e mezzo. 10 e mezzo. Allora io, come me, mia sorella. Sì, perfetto. Ho capito. Perfetto. Allora, come la differenza nell'educare due figli a tanti anni molto di grande distanza? A parte che quando è nato Andrea io ero veramente talmente impegnata col lavoro da aver sofferto moltissimo, perché ero sul set e mi mancava Andrea. Ero con Andrea e mi mancava il set. Sono stati degli anni complessi. Quindi con Paolo è stato il contrario, ero molto più grande. Lì avevo 25 anni, qui 36. Avevo scelto di andare a vivere in campagna, di abbandonare temporaneamente l'immagine pubblica. C'era un altro padre anche, diciamolo. E quindi è stato l'esatto contrario. Ho potuto accoglierlo e dedicarmi a lui. Mi ricordo che avevo gli orti, la carrozzina, tutti i cani e i gatti che seguivano la carrozzina di Paolo, poi la mia cagnolona si metteva sotto un colli a guardia, certo, perché il cane da pastore, nessuno si poteva avvicinare alla carrozzina. Io lavoravo negli orti le cose e lui lì. Che meraviglioso, quindi... stupendo. E poi c'era Andrea che l'ha accolto da fratello maggiore. Certo. La prima cosa gli ha messo la sciarpa del Milan. Ecco, che ancora non super milanista, Chavarro. No, ma lo so, perché l'altro giorno sera li ho chiamati, erano insieme a vedere perché il Milan Andrea nella era nipote del direi grande prima Milan. Semifinale di Champions League. Andrea era il nipote del grande Milan, quindi lui era milanista pur essendo romano, quindi ha detto questo mi diventa romanista, gli ha messo la sciarpa. È subito il timbro di famiglia, benissimo. Esatto. Che meraviglia. Ecco, allora, vediamo un altro filmato che ti vedi in una veste anche completamente diversa e forse mai vista. Non so se ti ricordi, tu hai fatto la cantante in un video degli Schiantos. Dai, avete trovato delle cose meravigliose. Meravigliose, ecco, meravigliose, certo. Perché ti fanno vedere sempre la solita, certo, minestra riscaldata. Ma qui no, c'è una... Pazzesco, ragazzi, allora, grandi Tech e Rai. Applauso a Tech e Rai che è meraviglioso, ti devo dire, una proprio un pezzo fantastico. Vediamolo. Vediamo qual è. Gli Schiantos, poi Bologna, insomma... Ti aspetti una cosa western all'italiana, è proprio, vero? Ecco, spaghetti western e arriva Azzurro, è troppo divertente. Schiantos, Fricantoni, lui, certo, salutiamoli e ricordiamoli, certo, dei grandi. Fantastico, davvero. Cosa mi avete fatto vedere? Che proprio... Esatto. Pazzesco. Qui quanti anni avevi? Non per rompere. 30, 31. Sì, esatto, 31. Avevi un figlio solo ancora. Sì, sì, vedi, sì, vedi. Ma era il tuo, diciamo, la tua esplosione, no? Sì, sì, sì.
Fantastico, davvero. Secondo me era Sotto le stelle, che includeva un sacco di cose, lo faceva Paolo Giaccio con Brando Giordani, era un programma molto innovativo. Eh sì. Da Napoli, c'ero anch'io. Sì. Lì ci siamo conosciuti. C'ero anch'io, ci siamo conosciuti. Lì c'era la sua mamma, che lei non gli andava e la mamma la spingeva. Sì, mia mamma proprio sempre. Io dicevo, ma guarda sta poveretta che non gli va e la mamma era pazzesca. È vero. Adesso abbiamo un aforisma per tutte e tre, più per Eleonora, ma anche le altre due possono intervenire. Non avrei vinto l'Oscar e tutti i premi che ho ricevuto senza mia madre. Leonardo DiCaprio. Mm. Allora, Leonardo DiCaprio è veramente attaccato alla mamma, sì, in quanto non si è fatto ancora. Forse un po' troppo. Un po' troppo, sono d'accordo con te. Un po' morboso il rapporto che ha con la mamma. La porta da... Nessuna donna riesce a essere come la mamma. La mamma deve scegliere le sue compagne di vita. Ma questo è quello che diceva prima Eleonora, che le mamme dei maschi devono stare molto attenti a questo. Amore, lo so, ma io vorrei essere così, però. Ma perché? No, l'educazione giusta. Aspetta, però vorrei dire una cosa. Paolo, a cui tatuato? Il tuo Paolo, ha qui tatuato il tuo nome, Eleonora Giorgi. Cioè, sono stato creato da Eleonora Giorgi. Ma è stato creato da Eleonora Giorgi? Sì, no, c'è scritto Eleonora Giorgi, cioè significa sono stato creato da Eleonora Giorgi. Quindi bastava anche il nome. Ma hanno fatto fare la firma. Nome e cognome. Eleonora Giorgi. Carino. Però è una grande... Quindi capisci cosa significa, cioè, è tantissimo. Per un tatuaggio così avrei pianto. Sì. Cioè, proprio... Però... No, io devo dire che non sono d'accordo con questo, perché mia madre è una pigra di natura, quindi io i premi che sto ricevendo adesso per il cinema, perché ho fatto un corto molto bello, ho partecipato a film di Pupi Avati, l'ultimo. Poi tanto teatro. Teatro, sto riuscendo ad averli soltanto grazie a me, perché lei mi spinge, però poi dice, ma quanta fatica, ma statene a casa. Io invece tutti i giorni in palestra, sono una che fa recitazione, canto, ballo, non smetto mai neanche la mia età. Lei è pigra, dice, ma chi tu fa fatte? Esatto. Ma come, tu prima mi hai spinto a fare questa carriera? Poi mi dice, ma chi tu fa? Quindi lei solo a merito tuo, è solo niente merito mamma. Mio. Devo ammettere che quello sì, lei è molto più pigra. Senti, ma avreste voluto più tempo come mamme? Oppure vi siete mai sentite in colpa per il lavoro? Insomma, la faccio bene. No, io no, perché me la sto godendo tantissimo, mia mamma. Sto veramente tanto con lei. Io come mamma mi sono sentita molto in colpa certo, con i miei figli. Certo. Ma proprio drammaticamente. Ma chi non giorni in aereo che mi sentivo... Ma chi è, adesso infatti? Se io muoio, come faccio? Chi mi baderà i miei figli? Sensi di colpa, attacchi di panico, di tutto di più. Eleonora? Dai, te l'ho detto prima, soprattutto nel periodo folle, perché comunque giravo tre film l'anno, dopo la campagna sono tornata in un modo diverso. Crizia? Io mi sono sentita in colpa non per il mio lavoro, no. Perché è sacrosanto per una donna lavorare, certo. E poi ho sempre conciliato. Mi sono sentita in colpa per la mia separazione nei confronti di mia figlia. Certo. E quindi ho perso tanto, sono rimasta tanto per mia figlia, poi ho capito che... Una mamma felice faceva una figlia felice e ho avuto il coraggio di separarmi. Ci ho messo 3 anni prima di maturare questa decisione e ho capito che avrei anche dato l'idea a mia figlia del fatto che puoi cadere a te, cioè puoi sbucciarti le ginocchia, puoi rialzarti e puoi avere una seconda chance nella vita. Che poi spesso si pensa che i bambini non capiscano, i bambini capiscono tutto. Mia figlia mi chiedeva sempre in quel mio periodo di infelicità, mi diceva, ma aveva 2 anni, mi chiedeva, mamma, ma sei felice? Amore. Bella. Sì, bellissima. Vabbè, c'è da dire. Vedi, lei diverte. Scusa, ma tu non avevi, io sono morta di sensi di colpa, pure se riuscivo a fare la spesa io e lasciavo da sola, pure tu. Ma io li ho sempre avuti i sensi di colpa. Anch'io. Noi, c'è una generazione, vedo che invece la generazione di loro sono più piccole, è molto più libera da questo punto di vista, sì. Ma c'è una generazione, la nostra, anzi la mia, più grande ancora di voi, no? Io, la Palombelli, tutta questa cosa, siamo state le prime, questa generazione, certo, che ha detto, no papà, io non mi sposo o mi sposerò per amore, io voglio i miei soldi, il mio lavoro. Questo è stato clamoroso, ragazze. Vero. In quegli anni, che erano i primi anni 70, vero, siamo stati il traghetto proprio per voi. Vedi, adesso si arriva fino a delle ragazze così, insomma. Però io ho sofferto tantissimo di sensi di colpa quando lavoravo. Proprio mi sentivo una mamma, una cattiva mamma. Anch'io, sì. E quindi ho sofferto tanto, piangevo di nascosto anche a teatro. Però credo che scassurdo capiti a qualunque mamma, anche quelle che la mattina vanno in ufficio e li devono lasciare 8 ore. Però come li ami quando la sera. Noi invece delle volte ancora... Però come li ami quando torni dopo che sei mancata 8 ore. Voglio dirvi una cosa. Io trovo che sia assolutamente giusto sviluppare ogni persona al mondo, quindi donna o uomo che sia, la sua personalità, il suo lavoro, però se proprio dovessi essere sincera, io penso che mio figlio avrebbe avuto bisogno di me tutto il giorno.
non è la qualità del tempo, è anche la quantità. No, lo per so, me è la qualità. Non si però la dici quantità, così ci uccidiamo. No, non no, è vero, ma Leonora, sono la prima io. Però Leonora, la quantità gliela devi dare serena tu, perché se stai a casa... No, ragazzi, sei isterica. È un discorso inutile, perché non solo è necessario in qualche maniera affermarsi, ma è anche un problema di sostentamento delle famiglie. Oltre noi abbiamo milioni di donne che sicuramente vorrebbero come me restare. Però allora scusa, ti voglio fare una domanda, dopodiché dobbiamo andare in pubblicità, lo so. Meglio un bambino a casa tutto il giorno da solo con la mamma o all'asilo con 20 compagnucci con cui giocare? Nel mondo di oggi all'asilo. All'asilo, all'asilo. All'asilo. Quindi forse tutto il giorno con la mamma, solo con la mamma. Non va bene, ma la socialità per il bambino è fondamentale, raffrontarsi con i propri simili, con i bambini, lo rafforza. Staremo qua per ore, perché mi hanno lavorato tutte e due e noi siamo tranquille, proprio serene, per cui è anche soggettivo. Andiamo in pausa e poi torniamo a questa bella chiacchierata con queste belle donne e mamme. Grazie. Mi godo il mio caffè. Ciao Simona, ciao Paola, volevo fare un augurio a tutte le mamme, a voi naturalmente che siete mamme, ma anche a tutte le mamme che ci stanno guardando. Non è sempre facile, lo sappiamo, perché bisogna essere severi, tolleranti, parlare con i nostri figli, soprattutto quando è la fase dell'adolescenza come quella di Maella, è dura, però l'amore vince su tutto. Un abbraccio, auguri a tutte le mamme. Ciao Paola, ciao Simona, sto facendo un film, grande notizia, e siamo quattro donne che ne fanno di tutti i colori, un po' come voi due, perciò un saluto, baci e tantissimi auguri per le più belle del mondo, cioè tutte le mamme. Viola, grazie, che bello augurio, bentornati, come avrete capito siamo festeggiando la mamma, auguri come sempre a tutte le mamme che ci stanno guardando e stiamo festeggiando con delle mamme straordinarie come Patrizia Pellegrino, come Eleonora Giorgi, come Clizia e parliamo un po' del loro essere mamma pur lavorando. Dicevamo prima, è un diritto che tutte le donne devono avere, devono poter lavorare pur avendo dei figli. E prima abbiamo visto dei filmati davvero inediti di Eleonora Giorgi, no? Che ha avuto due figli facendo un sacco di film. Però come potevamo non rivedere insieme a te una scena epica che tutti ricordano, il famoso balletto con Celentano in Grand Hotel Excelsior. Non potevamo non vederlo, guardare. L'ho anche visto poche settimane fa. Bello. Questo cocktail è acqua fresca. Mi perdoni, signorina. Qual è il cocktail che lei ha fatto? Quello grigio o quello verde? Grigio. Forse era meglio quello verde. Riscaldata. Ora puoi anche raffreddarti. Questo è davvero un film incredibile. Finita questa scena, c'era Italia-Brasile in quell'anno dove abbiamo vinto i mondiali. E l'abbiamo visto insieme Adriano, Cecchigori. Ma come fai a non innamorarti di Adriano Celentano quando gira una ragazzi,
Adriano è molto sexy. Molto. Attenzione. Io sono ancora innamorata di lui oggi. È difficile non innamorarsi. Vero? Io sono d'accordo. Ciao, Adriano. Lo sa anche Claudia Mori. Ciao, Claudia. Adriano è super sexy. Ah, scusa, è partito. Ecco. Cos'è? No. Niente, volevo fare una domanda. Ma ve lo no. C'è una gustosissima gag. Grazie, grazie mille. No, scusami. No, volevo capire perché sei ancora qua, così, giusto? Beh, per... perché intanto vi raggiungo in quanto sosia della signora Giorgi, mi piacerebbe. E poi in quanto mamma di un figlio maschio. Ah, la seconda che hai detto. Sicuramente. Ecco, era una battuta, ovviamente, era una battuta. Ecco, posso stare qua con voi? Certo che puoi stare con noi. Vuoi dire subito una cosa sulle mamme dei figli maschi? Che puzzano, cioè arrivati, a una certa età sì. Arrivati a 12 anni puzzano proprio. È terribile. Cioè, tu mai li porti a calcio, non capisci. Paolo non ha mai puzzato. Vabbè. Mai. Paolo non ha mai avuto l'adolescenza. Ma guarda la mamma del figlio maschio. Io credo. Paolo poteva indossare qualsiasi sneaker. Ma dai, ma non è vero, ma tutti i maschi tutti. Nell'adolescenza puzzano. No, non puzza Paolo? Scusate, ma Clizia, questa cosa mi sembra... No, non puzza, però questa cosa mi sembra molto siciliana. Mio figlio, insuperabile. Non ha mai sembra puzzato. Molto proprio, non ha mai Ragazzi, puzzato. Mio figlio, un giorno adolescente, ha portato un amico a casa a dormire. Io ho dovuto lavare le tende. Mamma! No, ma guarda, non è una battuta, ve lo giuro. Su quello che ho detto. Vabbè, tu numero uno proprio. È un po' eccessivo. Ha disinfestato casa, Paola. C'era una cosa... Hai un olfatto esagerato. No, forse si chiamava anche Paola. Puttane da tartufo proprio, Paola. Anche i figli maschi. Da tartufo. Sì, però non era mio figlio, eh. Mio figlio no, non puzza, Eleonora. Secondo me non si chiama figlio. Ma io vi assicuro. Comunque il calcio aiuta tanto, eh. Cioè, diciamo che da ragazzina, insomma, i ragazzi l'odore è... Paolo no. Cioè, voglio dire, vabbè. Calcio, cose, ragazzi, tu parliamo ai 18 anni. Vabbè, ma oggi no, è vero che è sempre profumatissimo, ma oggi lindo, sì, quello certo. Però i sodorini ce l'ha pure lui, diciamo. I sodorini li penso che li avrà, sarà umano anche ragazzi, lui. Ragazzi, Paolo Ciavarro no? Non puzza, andiamo oltre. Sì, dai, siamo, non siamo qua a adesso, con questa che nessuno vada va vicino, va bene. Tutti io andranno vicino spesso. A lui per cercare di capire. Ma io lo incontro spesso a far la spesa, lo annuserò e annusalo, annusa il Ciavarrino. Va bene, Paolo, prepara. A orde di donne che ti vogliono annusare, ma intanto qui abbiamo Eleonora Giorgi e Clizia che sono suocera e nuora. Però in effetti Eleonora, Clizia ti assomiglia tanto. Allora guardate, potremmo essere mamma e figlia? Sì, certamente. Tranquillamente. È impressionante, addirittura il viso lungo, il naso, le sopracciglia folte, l'occhio, guarda. L'hai detto subito. Ma voi la cosa incredibile è una leggenda per cui suocera quel e nuora si odiano. Dici, quel mostro di mia sorella. Pensa che oggi ero felice di venire qui, a parte sono malatissima, si sente dalla voce, per voi, grazie. E insomma anche per te. Perché anche Clizia. Per me, anche ho detto grazie. Che bello, faccio non hai avuto figlie femmine, quindi capito? È così. Ma guardate, noi ci siamo strette tantissimo con Eleonora, quando Paolo era ancora dentro la casa del Grande Fratello, c'era il primo Covid, la prima ondata, e noi ci sentivamo ogni giorno al telefono, abbiamo parlato di delle nostre relazioni passate, di astrologia, di tutto di più, di letture, di ti ricordi tutto. Che quando Paolo e tu mi hai uscito... detto, no, e tu mi hai detto, amore, sai che facciamo? Ci andiamo a fare un viaggio a New York appena, ma solo io esatto. E te. Senza Paolo, però. Siete andate? Paolo, quando no, perché poi l'Italia era ancora arrancava e poi sono uscita detto, con Paolo. Ma che vi state parlando? Ma che vi conosce? Paolo era sconvolto, mi ha detto, mamma, ma che la conosci? Dico, oramai tutto io. So tutto. L'ho detto, scusa, ma... Ci sentivamo ogni giorno. Sì. Ma tu la sentivi, pure... Eleonora, perché volevi capire se era adatta a tuo figlio? Allora, verità, guarda, ormai il primo slancio è stato quando lei è uscita, che io ho detto la vado a prendere perché era notte. Ho chiamato il GF che avevo fatto, quindi avevo i numeri, invece mi hanno detto, no, guarda, sta arrivando il mitologico padre, meraviglioso, lei ha un padre meraviglioso, molto, veramente. Molto presente, una cosa... fantastico. Ciao Totò, che proprio, è anche tua madre. E, niente, e quindi è iniziata così. Poi e ci la mattina siamo alle 10 mi ha chiamato mattina. In hotel, mi ha svegliato lei, la suocera che io non conoscevo. Sì, detto, guarda, buongiorno, mi fa amore. Sì. E fa, volevo venirti a prendere. Sì. E allora io con un perché certo imbarazzo anche sola, perché... sola, in lockdown. Vi ricordate ma che l'anno pensato? Io anno comincia terribile. A essere così appiccicosa all'inizio, neanche no, la conosco. No, ho sentito che le piacevo. No, l'ho no, no, però discreto. Quindi abbiamo vediamo iniziato. Questa clip che fa vedere quanto siete affiattate. Dai, staremo vediamo. Qua per ore, sì, però. Vediamo, no, beh, insomma. Hai ragione. Non vorremmo esagerare, il povero pubblico.
perché insomma lei è della, dei media, di, non di una volta, però televisione e cinema. Lei è influencer, quindi avete unito questa... Ma lei mi fa fare i reel da 2.980.000 spettatori. Rimango. Dico, Clizia, non sono abituata. Ma non è e invece vero. È bello che unite sì, queste sì. cose. Mi diverte perché lei, io le dico sempre che è iconica, lo è certo. stato e ha segnato proprio delle... Certo. È nell'immaginario di uomini e donne, no? Sentite, un difetto una dell'altra, dai. Vai. Clizia, di un difetto di tua suocera. Prima la suocera, poi io. Ok. Prima la suocera, un difetto. Allora, e lo so che è banale, e sua madre è d'accordo con me. Non risponde al telefono! Non risponde al telefono! Bisogna scriverle! E io le dico sempre, io odio scrivere. Perché il telefono per me rappresenta il lavoro e ogni tanto lo trovo un po' castrante, questo telefono. Allora ogni tanto rigetto. Il resto non trovo delle cose... Tra l'altro noi abbiamo anche spesso... Io mi così entro nella sua vita un pochino. Certo. E per ragionamenti, lei è molto in gamba, ha una figlia, si trova in una posizione come me. Io avevo Andrea di un altro padre e avevo Paolo che viveva col padre. Quindi doveva sempre equilibrare. E devo dire... che lei è davvero... Io amo molto sua figlia, lei lo sa dal primo momento. Molto. Sì, e volevo essere una nonna putativa, perché lei ha le nonne altrove. E quindi è un bel rapporto. Ed è una bambina molto matura, ragazzi, è matura in un modo che mi fa paura. Io ho avuto solo maschi, sono le più femmine sono una marca, sportivi va. Basici. Non... Lei è la prima femmina piccola che sono così a contatto, mi lascia... Già il suo lessico, cioè parla come, non so, Giacomo Leopardi. Una cosa pazzesca. Sono... È vero, è così, le femmine sono così. Di noi ci manca il difetto però. Il difetto Clizia, di Clizia, Clizia della suocera. Ma tu lo sai di me, perché me l'hai detto. Te l'ho detto? Del mio carattere, la tendenza al... Clizia, spara. La tendenza al dramma. Mi affligge quando lei ha quella tendenza al dramma che ti... C'era sangue dappertutto. No, e non è così, è più cupo, è più cupa. È più un senso totale. È più un senso totale delle cose. E allora io credo faccio tanto... Faccio un esempio, l'ultima Allora, io credo tanto nelle energie. E lei ha una bellissima aurea. Penso che anche al buio, in una stanza al buio, a occhi chiusi, riconoscerei e sentirei la sua aurea. Quando lei si fa sopraffare dal dramma, quell'aurea non è così luminosa. E lei però le piace un pochino struggersi. No, ma non mi piace, lei me l'ha fatto notare. Però lo fai. No, guardate che è stata una cosa. E allora io le dico, ti prego, basta. Non ha fatto nemmeno così. Lei mi ha fatto notare questa cosa sulla quale io non avevo mai riflettuto. Quindi mi ha cambiata. Bello. È stato preziosissimo. Bello, questa è stata molto brava tu. Ragazzi, sì, è stata i drammi, molto brava lei. Perché io nascondo nella mia vita dei drammi. Come quando tutti, qualcosa mi risveglia, quando qualcosa... Sì, come tutti, talvolta certe cose mie sono state peggio delle tue, non so come dire. Vabbè. Carcere, ma cose, noi oggi marini, parliamo solo di cose belle. Esatto. Noi oggi parliamo quello solo è un qualcosa belle. Che si insinua. E così lei mi ha dato motivo di riflettere su di me. E non eri critica, non eri stata critica. Te l'ho detto in maniera diretta. Sì. Però mi fa piacere che lei l'abbia accolto così. Ma sì, perché che non lei, abbia, per e che abbia lavorato su se stessa, non mi abbia detto fatti gli affari tuoi. Magari poteva capitare che sì, mi dicesse. Certo. Quando molto mi bello, il molto bello, bello, molto bello, 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 molto bello. È il rosa che ha portato nella nostra vita. Hai portato e poi è arrivato questo nipote meraviglioso Gabriele, col quale tu hai un rapporto speciale. Vediamo subito questo filmato e poi parliamo di ancora. Stupendo, Leonora Giorgi. Amore, ma che occhi azzurro! Nonna, tu in altre interviste hai sempre raccontato che comunque con i figli sei stata abbastanza rigida perché te era stato insegnato questo tipo di educazione. Voglio sapere come sei con Gabriele. Allora, secondo me la nonnitudine per le donne diventi super mamma, ma diventi una mamma così talmente matura e così più sicura. E poi, diciamola tutta, i doveri sono passati di generazione a loro. Riesco a essere più indulgente, più comprensiva, più magnanima, penso migliore. Che bello. È vero, è vero. I nipoti ti rendono in qualche modo migliore.
È vero. Tu come sei come nonna? So che intanto i tuoi figli contano su di te. Sì, loro, i miei nipoti possono tutto. Io faccio fare tutto, poi al grande che ha 4 anni e mezzo dico però non lo dire alla mamma che invece è molto rigida, io gli faccio mangiare sul divano col vassoio davanti ai cartoni animati, mia figlia niente di tutto questo. Sì, sì, nonna è un segreto. Poi appena vede la mamma, mamma sai che nonna mi ha fatto mangiare davanti ai cartoni animati? Perché tu no? Beh, le figlie non devono dire niente delle mamme, anche mia madre è stata preziosissima per i miei figli, li ha fatto fare tutto. Se no, se li curano loro, se vogliono che li guardo io. Poi esatto. Quanto contate su mamma Eleonora? Tanto. Pensa che lei ha dato un grande aiuto anche alla coppia, perché quando nasce un bimbo cambia il focus, no? Certo. Non sei più concentrato solo coppia e i tuoi momenti, certo. Ma sei completamente concentrato da un'altra parte, sul bambino, sia nella donna scatta questo che nell'uomo. E lei mi fa, ragazzi, però non perdete di vista la vostra relazione. E lei, Gabriele aveva 3 mesi, ci ha organizzato un weekend romantico a Parigi. Bellissimo. Fighissimo. Brava. E lei fa, ma dovete divertirvi, dovete stare insieme, dovete bervi un buon bicchiere. E lei si è tenuta il bambino. Sì, sì. Fate ogni un weekend d'amore. Sì. Il venerdì sempre è la nostra libera uscita. Che bello, vero? Bellissimo. Siamo liberi proprio. SOS Tata. Ci mettiamo in tiro e andiamo in un posto. SOS Tata, che anche la nonna per esatto. Me. E la mia disperazione, è assurdo dire, che quando ho delle cose belle da fare la sera, sono disperata, perché dico, ma io avrei un impegno. Sì. Mi dicono, ma no, dai, vieni, che ne so, un teatro, certo, una cena. Chiaro. Io dico, no, ma c'è Gabri che mi aspetta. Allora dico, ma guarda, avrei degli impegni, non posso. Ma come mai? Capito? Diventa una priorità. Diventa una priorità, brava Patrizia. Preferisco lui a tutto in esattamente una priorità. Patrizia, passiamo adesso un po' a te. 3 figli. 3 figli, tu hai desiderato tantissimo essere madre, anche da molto proprio giovane. Proprio tanto, quasi da Manuale della Folle. Me lo ricordo, tant'è che il tuo primo figlio lo hai adottato ed è Gregory. Dopodiché hai avuto altri 2 figli. Sì, 2 maschi e una femmina. E una femmina. Gregory, ecco. Tommaso e Arianna. Tu hai rilasciato un'intervista, credo che fosse a poche ore dalla nascita di Arianna, forse eri ancora ricoverata in ospedale, e hai avuto uno spirito veramente invidiabile nel raccontare come era andato il tuo parto, come era andata Arianna, come era andata la storia di Arianna che è nata un po' prematura. Un po' di 3 mesi, parecchio. Era una cosa così. Adesso lo vediamo in questo filmato perché l'hai raccontato. Sì, no, di meno. Meno di 7. Ancora non aveva compiuto il 6° mese. Era wow. Guardiamo questo filmato. Guardiamo questo filmato. A posto, con voi. Sì, tutto a posto. Ce la siamo visti molto brutta perché Arianna ha avuto un parto prematuro, è nata a 7 mesi circa, quindi era piccolissima, ma soprattutto... Quanto pesava quando è nata? Pesava 1,8, ma dopo praticamente lei ha avuto una malattia che si chiama idrope, quindi appena si è sgonfiata da questi liquidi che aveva sulla pelle e anche dentro, è diventata anche le 2. Era veramente piccolissima e poi purtroppo era piena di tubi, tubicini, drenaggi, perché perdeva del plasma. Insomma, è stata una situazione molto difficile e complicata. Adesso quanto pesa la bambina? Adesso è 2 kg e qualcosina e stiamo facendo il tifo per lei perché già è in neonatologia, quindi sta migliorando e fra qualche settimana penso di potermela finalmente portare a casa. È stata un'emozione fortissima perché l'ho trovata una donna quasi, l'ho vista come una donna, non l'ho vista come una bimba piccola appena nata, aveva già le rughette della sofferenza, era già una bimba che aveva provata proprio dalla durezza dei suoi primi giorni di vita. Credo che fra noi ci sarà sicuramente un feeling speciale. E c'è stato questo legame speciale poi. Quei brividi, perché mi ricordo quei giorni sono stati veramente per me drammatici. Mamma perché poi mia. Contemporaneamente stavo per debuttare a teatro perché avevo già preso degli impegni. E quindi facevo Bologna-Roma, ero veramente sotto shock. Però pensa che lì sembravi così serena mentre lo raccontavi. Ma sì, ma perché in fondo credo molto in Dio. Credo che la religione mi abbia aiutato a affrontare le cose più drammatiche della mia vita. Perché prima di Arianna, cioè prima di Gregory, prima di adottare Gregory, ho perso un bambino appena nato, che era bellissimo, che era perfetto. Però il suo polmone, come diceva lei, non era pronto, quindi è morto dopo 1 settimana. Quello è stato uno shock stravolgente. E lì ho capito tantissime cose della vita, ho capito quanto è preziosa la vita, come è importante godersi momento per momento la vita, quanto è importante non lamentarsi di quello che uno ha. Bravo. Quanto è importante il rapporto con la religione, di credere in Dio, di farsi aiutare dalle persone intorno. E quanti anni hanno oggi i tuoi ragazzi? Al primo che vedete, Gregory,
ha 31 anni, è bellissimo, è russo, di San Pietroburgo ed è, credo, uno dei miei figli più legato a me. Cioè, proprio veramente c'è. Ogni volta di cui ho bisogno, Gregory, c'è. Poi c'è Tommaso, che è lo studioso, quello con gli occhialini, sì, molto attaccato ai computer, perché sin da piccolo, purtroppo, forse ho fatto anche degli errori io, gli abbiamo dato troppi PC. Ma non ha fatto errori adesso, È il problema del momento. E poi c'è Rihanna, che ha 24 anni, che la vedete vicino a Gregory, che è quella che vedete piccolina, che adesso è cresciuta, è una ragazza molto intelligente, purtroppo non è completamente autonoma, però è veramente autonoma di cervello, più di tutti noi, cioè veramente straordinariamente intelligente. Allora, hai detto Gregory è quello più vicino a me, e infatti lui oggi ti ha voluto fare una sorpresa, Gregory? Guarda. Sì? Veramente? Certo. I miei figli sono un po'... Volevo farti oggi gli auguri per la festa tua, e ringraziarti per quello che fai sempre ogni giorno per noi, e volevo dirti in particolar modo ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Buona giornata e grazie ancora di tutto per quello che fai per noi. Mi è emozionata anche a me, perché Gregory, Tommaso e Arianna sono refrattari alla televisione, film, foto, tutto. Quindi sentire lui che dice pubblicamente ti amo tanto è un colpo bellissimo. Cuore. Tra l'altro, tu e Simona condividete questa esperienza dell'aver adottato, no? Anche tu con Caterina. Abbiamo una bella cosa che ci lega, è vero, profonda, perché poi sono figli che non so perché, ma sono veramente quelli che più ti stanno accanto. Non so. Sì, poi lei è l'unica femmina anche nella nostra famiglia di 5 ragazzi, è l'unica femmina. Veramente. Bella come il sole. Sì, è bella anche e anche bello, brava. Bello. Quindi Gregory è bello, bravo, lo amo. Grazie. E prende molto in giro la madre, Caterina. E ti prende tanto in giro, Caterina. Facciamo conoscere, Simone, facciamo conoscere Caterina con Gregory. Caterina ha quasi 17 anni, quindi no, Gregory è 30 anni. No. Anche no. Zia Paola no, 17 anni, come, zia non dicevo vuole. Come amicizia. Ah, come amicizia, come amicizia tutta la vita. Io poi rispetto la privacy di mio figlio, dei miei figli, per carità. Anche perché se la deve vedere con Nicolò. Qualunque corteggiatore di Caterina, il mio primo figlio. E invece andiamo a vedere il videomessaggio del vostro Paolo, vediamo. Ciao mami, sorpresa, in una giornata importante come quella di oggi ci tengo a dirti, vabbè, che ti voglio bene e lo sai, ma soprattutto grazie. Grazie per la mamma speciale e fantastica che sei stata e che continua ad essere. Un po' impegnativa, però mamma che non cambierei con nessuno al mondo. E ad oggi è anche super nonna, vabbè, ma quello è tutto un altro discorso. E a te invece, amore mio, beh, che dire, hai riempito la mia vita di gioia, mi hai reso l'uomo più felice del mondo e ogni volta che ti vedo con Gabri mi si riempie il cuore e mi innamoro sempre di più. E niente, mi sto emozionando, vi mando un bacione a voi che siete le donne più importanti della mia vita. Un bacione anche a te Paolo e a te Simona e un bacio, devo scappare, un bacio a tutte le mamme. Ciao! Che bello, mamma mia, questa rete. Guarda che ti sei commossa, Clizia. Guarda, ma che meraviglia. Sono commossa, per me non ci sono messaggi? No, video messaggi di mio figlio non ci sono. Pigi non ha voluto. Non ha voluto. Non ha voluto Pigi. No, perché lui al massimo mi manda i messaggi vocali di quello che vuole per anche cena. Anche i miei, certo. Però una cosa bella me l'ha detta una volta. Mi ha detto, mamma, sei la più bella del mondo, sei la mamma migliore del mondo, anche perché sei l'unica che ho, quindi... Bravo, Pigi! Ma Pigi, perché sempre... Clizia, ma è una cosa... questo amore è bellissimo e comprova che comunque era il vostro momento, sì, dovunque sia il contesto. Mi fa piacere, grande fratello, ma è un amore talmente grande. Quindi quando si dice che è un po' tutto finto e non è vero, io trovo che con questo comprova che non è assolutamente così. Sulle emozioni e sui sentimenti. Sì, perché a volte non pensi neanche che esistano persone così pure, ecco, non ci credi più. Che bello, che bello. Bravo Alfonso. Alla tua età è giusto. Bravo Alfonso. Bravo Alfonso. Allora, invece andiamo a vedere due mamme di grande successo. Perché a noi ci hanno rappresentato tutte, a noi mamme, tutti hanno cercato di rappresentarci in televisione. Questi due sono tanto, tanto bravi, eh.